Per favore, per favore. Un po' di silenzio, abbiamo quasi finito. Signora, ma l'educazione è questa bambina? Attaccatela a un capo! Silenzio, per favore! Beh, allora questi ultimi minuti per comunicarvi i risultati delle votazioni di giovedì. Allora, favorevoli 422, contrari 1. La seduta è tolta. Signor Loris, dica. Siamo in democrazia. Ogni inquilino può esprimersi, può prendere la parola. Quindi dica, signor Loris. Comunque, la maggioranza ha deciso. I lavori cominceranno entro 6 mesi con la stessa impresa. Grazie. Sarò istantaneo. Dicevo, sarò istantaneo. Mi si accusa di avere un comportamento poco consono alla civile convivenza democratica condominiale che qui di seguito espongo. Articolo 1. Mi si accusa di appiccicare le chewing gum negli spioncini delle porte condominiali, di confondere le lettere nelle buche delle poste condominiali, di pulirmi le scarpe sui tappetini degli altri condomini, nonché, amati colleghi, di appropriarmi delle lampadine condominiali per uso privato, nonché, ben più grave, di scrivere e spedire lettere anonime al qui presente e amato amministratore. Non è vero, non è vero! Amatissimi colleghi, quanto all'articolo ultimo, visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i 7 nani, mi si accusa del furto di uno dei 7 nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo. Ma andiamo, amorosi colleghi, amatissimi, ragioniamo. E beh, io lo confesso, votai contro l'installamento in giardino di Biancaneve e 7 nani in quella ormai storica riunione. Votai contro poiché gli 8 milioni e 100.000 lire preventivati di spesa dal qui presente amministratore per Biancaneve e 7 nani mi sembravano un furto, una ladroneria, una truffa. Signori, stimati amici meravigliosi, qui ci vuole aria nuova, ci vuole freschezza, ci vuole pulizia, serenità. In una parola, un nuovo amministratore. Un nuovo amministratore, una persona, un amministratore che vi abbassi il tetto della rata condominiale al massimo del 30%, che crei nuovi posti condominiali nei condomini, che vi organizzi feste nelle terrazze condominiali, ma da divertirsi la sera, che vi... una persona retta, pulita, onesta, intelligente, trasparente, cristallina, garantita, un garante. Signori, è con estrema umiltà, con estremissima umiltà, che mi propongo come nuovo amministratore. Di parlare, restituisco Mammolo! Mammolo l'ha rubato lei! Sì, lei ha paura dello scallottaggio, dello scontro diretto! Lei ha un dato io lo scontro diretto! Io insisto nel propormi a voi come nuovo amministratore. Che sottosviluppato. Vaffanculo la maggioranza.